tutti ragazzi e ragazzi, bentornati dai Pro Gamers. Oggi siamo su FIFA 15 per PS3. In mia compagnia c'è Pietro. Bella raga. Iniziamo la partita con la squadra più bella del mondo che conquisterà tutti gli due sport. Squadre bagate, la Corea del Sud e i piselloni del Canada. Un match molto come tutto. Guardate giù. Le maglie fashion. Già. La squadra va bene così. Sì, colpito alla tonga. Però mentre noi ce la freghiamo, ragazzi. Vero Pietro? Ce la freghiamo, vero Pietro? Bello. Ok. Mortaggio. Come si bloccano le ruote, però. Inizia il episodio. C'è sempre una bellissima atmosfera in queste sfide internazionali fra grandi squadre. L'atmosfera all'interno dello stadio è fantastica. Siamo pronti. Ci siamo. Si inizia, si comincia. Il primo tempo lo faccio io. Secondo Dean. Se li incollo. Sì, se li incollo. Ok, non mi incollo. Un buon intervento. La passa a Lin Jung Jong. Fortissimo. Filtrante, mamma mia. Il grande Italia. Ecco, il grande Pisel in culo, ecco, in culo stava. Che è stato svincolato. In culo. Kujeol! 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 Tenta subito! Attenzione! Cross in mezzo! Cross in mezzo! Madonna, due lisci di testa! Il mio giocatore è già morto! Bella! Ok, è vivo. Sei ripreso. Son! Son! Pisellone bianco invece di Song! Attenzione, c'è una lotta. Abu Babacar, sì. Attenzione, mamma mia, parchio. Mamma mia, Lin Dong-guk, attenzione, mamma mia, guarda come scatta. Ok. Attenzione, leggo sì, Nkue, ah no, non è Nkula, Nkue. Peccato, un grande Nkula. Del Olympic Olympic. No, è svincolato. No, prima giocava nell'Olympic Marsiglia. Tanto tempo fa. Attenzione, intanto le. You! Paolo! Ma taci! Vedi, i bug dei piselloni e dei coreani. Le squadre più buggate di FIFA. Ok, mamma mia. King Yu Hank. Mamma mia, i salti incredibili. Ci stanno tutti e fa una merda di tiro. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Proprio la progine dei giocatori della Corea, vero che? Troppo forte. La Corea conquisterà il mondo. È vero. Chi? Assorta. Maronna mia. Anche l'arbitro è nero, un po' nero. Ma marocchino. In culo a sorte. Purtroppo ragazzi, dal vlog che ha fatto Pietro, forse Scribblenauts lo toglieremo e aggiungeremo un altro gioco che sarà Formula 1, penso. Sì, sicuramente, perché non abbiamo avuto il tempo di fare Scribblenauts, quindi... Posso descrivere, sicuramente uscirà o Formula 1 o Black Ops, molto probabilmente Formula 1, perché Black Ops è già uscito lunedì, vero? Sì, insomma, ma lo faremo. Vabbè. O può darsi che esce un altro episodio di Assassin's Creed. Appunto, ma dobbiamo ancora vedere. Cioè. Ecco lui, Alexander Song. Poi c'è da sabato uscirà Far Cry, cioè... Abbiamo fatto un giro della Madonna un'altra volta. Vedrete sabato. Devo montare 17 minuti di video. Veramente.
Non ho toccato un po' con la mano, vabbè. C'è Lindunguk, 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 sembra una canzone in coreano. E poi i bambini sparano il genitore. Dopo questa canzone. Son. Diciamo. Prova il tiro basso. Però ragazzi, è da tanto tempo che non facciamo NBA. Che non abbiamo mai fatto, in realtà. Appunto. Abbiamo registrato un episodio, ma come possiamo dire, è andata a puttana, tutto. Finisce il primo tempo, ora Pietro Passerello controllerà me. Eccoci, adesso gioco io. Pietro ha messo, abbiamo cambiato postazione. Guarda quanto è buono. Con la sua cresta. Oh. Ovviamente ora dimmi segnerà perché abbiamo tolto gli scarpari di 60, messo gli attaccanti di 73, perché ecco abbiamo scoperto che la Corea ha degli attaccanti. È già un miracolo. Quel giocatore ha l'ernia intanto. C'avevo qualche problema. Eccolo qui, il bomberissimo. La settimana prossima quasi sicuramente uscirà un episodio di GTA 5 cazzeggio, perché da sai che non va. Finta. Perché siccome ce l'abbiamo... Tutti quasi GTA 5. Tutti a parte Giuseppe. Cingato Giuseppe. Vabbè. Lui ha Minecraft. Si contendono il controllo del pallone. Ah, sicuramente anche uscirà Pro Gamerscraft, che da sai. Ok, faccio schifo, ok. Dimmi, fa cagare, fa cagare. Non possiamo perdere con la Corea, dimmi. Rischia grosso qui, l'angolo che si avvicina. Vedilo. Ragazzi, se anche voi fa sembrare Bedimo un nome di un cane randaggio, ad Ubacar. Entra Engulo. Engulo sicuro? Sì. Webo. Noto Dragon Ball. Quanto male. Beh, lo sappiamo che i neri sono fortissimi. Hanno la terza gamba. E spero abbiate capito cos'è. Perché noi non siamo sconci. Hai percepito bene il passaggio, ci voleva molto. Non è che l'ho minato. Dimmi, che non riesci a fare gol. E dimmi, difficoltà esperto. Anche rimbalzato, però non viene così. Un'altra serie che potrebbe uscire, che fanno un video dimmi intanto cioè, alle emorroidi, c'è un cane in calore che ha le emorroidi. La settimana prossima tra GTA 5, Pro Gamerscraft, sicuramente faremo anche Scribblenauts. Perché da tanto tempo che no, dobbiamo iniziare quello su Scribblenauts sul telefono. Inizieremo l'espansione di GTA 4 che doveva uscire tanto tempo fa, ma solo che il nostro caro amico Matteo non si sa è morto e vivo, è andato alle Bahamas. Sì, è andato a fumare. Infatti ora ai Pro Gamers ufficialmente si è aggiunto Emanuele, nuova di Mentri. Che comparirà nei video della prossima settimana. Perché se poi vi facciamo sapere notizie su Matteo, se è vivo, morto, è crepato,
qualcosa ve lo faremo sapere. No, è vivo. Forse. Vabbè. È impegnato con la scuola. Perché noi GTA l'avevamo già registrato, anche due episodi però, non avendo i video a portata di mano. E poi lì si capa il morto. Vabbè, attenzione, scusateci se stiamo riprendendo col tablet, però lì si capa. Ancora un'attenzione, la doppietta di Son, all'83esimo, poppatemelo tutti. Appunto, aperto le braccia come... Sì. Culo, perché ho preso il palo però. Mamma mia. E rimonta la grande Corea. Senza le leve di Yuson. Che cavolo? Vabbè. I tifosi del Cameron. Tira da lì! Cioè, cosa si tira? Puttana maiale, che è questo? Muncandoglio. Entra Makugon. Ah, cosa me lo ricordo a FIFA 2009 per l'intento. Cioè, FIFA 2009 per il Nintendo. Dove i giocatori erano uguali, solo i neri cambiavano il colore. Vero Pietro? Cambiava solo il colore. Mm-hmm. Faccia. Forse non esistevano neanche i giocatori. Volevo dire. Sì, giocatori immaginari. Però ragazzi, io quei tempi. Faceva cagare. Siamo all'89esimo intanto. 90esimo minuto di recupero. Forse mi sei preso nulla. Con passaggi fa che gare la Corea del Sud. Attenzione a chi il Cristo Dio. Al 91esimo. Gol della merda, ragazzi. Ji Dong Wong. Mamma mia. Allo scadere. Guarda il gol della merda, ragazzi. Da perdere 1-0, come si rimonta? Ha fatto tutto Demi, io 0-0 però finisce qui, mamma mia. Vi ricordiamo comunque di passare da Pepe17 da Pepe17 e vi ricordo di lasciare un mi piace, commentare, condividetevi e iscrivetevi al canale. Noi condividetevi, attenzione le parole di Dean, condividete i video, voglio dire. Iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima. Bella.